al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un commento e un like se i contenuti vi piacciono e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video. Oggi vedremo come preparare la Lemon Drizzle Cake. Passiamo quindi a vedere gli ingredienti e la fase di preparazione. Per questa preparazione ci occorreranno 250 g di farina 00, 250 g di uova, 250 g di zucchero fino tipo Eridania, 250 g di margarina, un cucchiaino di lievito per dolci, mezzo limone circa spremuto per la glassa, la scorza di 3 limoni, 100 g di zucchero a velo. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa, in una bowl metteremo la margarina e con l'aiuto di uno sbattitore elettrico l'ammorbidiremo. Fatto ciò, aggiungeremo lo zucchero e le uova. Dopodiché, sempre con lo sbattitore elettrico, mescoliamo. Una volta ottenuto un'emulsione con margarina e uova liscia e lucida come questa, aggiungiamo la scorzetta di limone, il lievito per dolci, mescoliamo ancora. A questo punto, sempre mescolando con lo sbattitore elettrico, aggiungeremo la farina in due volte e mescoleremo. Ottenuta questa pastella omogenea, prenderemo uno stampo per plum cake precedentemente foderato con della carta forno e con un tarocco o una spatola verseremo al suo interno il composto ottenuto. Sistemiamo l'impasto. Dopodiché inforneremo a forno preriscaldato a 180 gradi in modalità ventilata. Inforneremo per 40 minuti circa, altrimenti quando vedremo che inserendo uno stecchino al centro del dolce, lo stecchino uscirà completamente asciutto. Quindi inforniamo. Nel frattempo, aspettando che la torta si cuocia, verseremo in una ciotola più grande lo zucchero a velo e pian piano versando il succo di limone e creeremo la glassa. Che dovrà avere più o meno questa consistenza. Quindi mettiamo da parte e aspettiamo la torta. Ecco il dolce appena sfornato, lasceremo che si raffreddi un poco, dopodiché ancora tiepido, toglieremo dallo stampo e glasseremo. Ecco la torta sformata, dopodiché mentre è ancora tiepida, praticheremo dei buchi con lo spiedo sulla superficie. In questo modo coleremo la glassa.
cucchiaio delicatamente e la cospargeremo su tutta la superficie. Dopodiché, prima di gustarlo, aspetteremo che raffreddi completamente. Ed ecco qua come fare una semplicissima lemon drizzle cake. Ed ecco qua come si presenta al suo interno. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Thank you.